Bentrovati con la pagina sportiva verso il Grand Derby San Giovannese Arezzo. Saranno oltre 500 i tifosi amaranto presenti sugli spalti dello stadio Fedini. La trasferta vera fatta in treno, un classico quando l'Arezzo gioca in Valdarno. Intanto allenamento a porte chiuse per la squadra amaranto e questo sarà anche domani. Mariotti conta di recuperare Colombo e confermare l'11 che domenica scorsa ha battuto il Cascina. Maurizio Sarri e Leonardo Semplici sono passati da San Giovanni Arezzo, non mancano le curiosità in vista del derby numero 38. Tra le curiosità del derby San Giovannese Arezzo c'è anche quella degli allenatori in comune e due di questi stanno frequentando i prati della Serie A. Maurizio Sarri, che a San Giovanni ha vinto il campionato di C2, e Leonardo Semplici. Gli altri tecnici che hanno diviso le due piazze sono Romoli, Pierino Cucchi, Pierfrancesco Battistini e Fabio Fraschetti, che ha giocato anche con gli azzurri. Nella lista aggiungiamo pure Mario Palazzi e Romano Magherini. Tre tra i celebri sangiovannesi che non hanno mai giocato con il Marzocco figurano Franco Vannini, Alfredo Aglietti e Brogi. Tra i doppi ex spiccano Ercole Talusi, Dreossi, Gigi Falasconi, Ceccotti, Adriano Malisan, Razzoli, Rubi Mearini, Claudio Signorini, Michi Tardioli. Gli ultimi della serie sono stati Di Santo, adesso al Siena, e l'attaccante italo-uruguagio Invernizzi. L'ultima vittoria azzurra fu firmata da Lorenzo Morandini, figlio dell'attuale direttore sportivo azzurro. Parliamo adesso del derby visto da San Giovanni. Migliorini crede nel riscatto della squadra. Dario Migliorini, parlavamo prima con il capitano Rossetti, dicevamo che dell'Arezzo probabilmente con l'Arezzo gli stimoli vengono da soli, però c'è da cancellare domenica. Sì, sicuramente, ma tutto l'inizio del campionato e ovviamente stiamo trovando delle difficoltà, ma dobbiamo pensare a partita dopo partita e di sicuro la partita con l'Arezzo, come ha detto Niccolò, si prepara da sé perché gioca contro la squadra più forte del campionato e nella nostra situazione, in una situazione come quella che veniamo noi, di sicuro vuol dire che bisogna lavorare di più e quindi noi settimana dopo settimana dobbiamo allenarci meglio e preparare partita dopo partita. Ci sarà una grande cornice di pubblico? Penso di sì, spero di sì, perché è sempre bello avere la gente allo stadio, spero che ci diano forza e che ci aiutino a affrontare l'Arezzo nel migliore dei modi. Ieri la ripresa degli allenamenti, che cosa vi siete detti, se vi siete detti qualcosa? Quello che ci puoi dire ovviamente a noi. Ci siamo detti che bisogna lavorare di più perché la strada, l'unica strada è quella, quando trovi le difficoltà l'unica strada per uscire è lavorare e vuol dire che quello che abbiamo fatto finora non è bastato e bisogna fare di più. Sarà l'arbitro Claudio Panettella della sezione di Gallarate a dirigere la partita tra Lucchese e Montevarchi in programma domenica prossima. Il fischietto lombardo verrà affiancato dagli assistenti Iacovacci di Latina e Tagliaferri di Faenza. Quarto uomo sarà il piacentino Gresia e Francesco Amatucci è sempre più il capitano del Montevarchi. Il centrocampista di Indicatore anche con il Teramo ha lasciato il segno e ora si prepara per la sfida con la Lucchese. Di partita in partita Francesco Amatucci è sempre più un protagonista e pensare che è un esordiente in questa categoria il ragazzo di Indicatore che gioca ormai da veterano. Più importante la vittoria, penso che abbiamo dato una bella risposta insomma, a tutte le squadre del girone che ci siamo, che possiamo dire la nostra in questa categoria. E non era facile, soprattutto dopo i 3-2-0 che avevamo subito a Pistoia con l'Ancona. E quindi abbiamo dato una bella risposta. Senti, come procede questo corso accelerato di Serie C? Penso che stiamo andando molto bene e ora dobbiamo continuare con questi allenamenti, insomma, dando il massimo e facendo capire che insomma abbiamo le capacità per poter disputare un grande campionato. Con la Lucchese un derby, una partita di grande tradizione, però una squadra alla portata. Sì, una squadra alla portata. Come del resto ce la possiamo giocare con tutte, però insomma il derby insomma, tra Toscane ha ben altro valore e cerchiamo di onorarlo al meglio. Parliamo adesso del basket e vediamo come si prospetta questo weekend in Serie C Gold.
Torna il basket, la partita del Palestra alimenta grandi interessi, se non altro perché la SBA è chiamata a riscattare il passo falso della scorsa settimana a Siena. L'avversario che si presenta non è certo di quelli agevoli, visto che l'ABC di Castelfiorentino fa parte del lotto delle grandi del torneo. A Siena la squadra ha conosciuto il primo passo falso esterno della stagione. Finora la tabella di marcia è stata rispettata e il quintetto aretino è chiamato ad alzare l'asticella. L'arrivo di un mental coach è stato visto con grande curiosità, poiché dovrà aiutare soprattutto i più giovani a sentire il peso delle sfide. Ci auguriamo che possa sortire effetti benefici. Da parte sua la rivelazione Synergy ospita domenica il Val di Sieve. Quello che ha fatto finora la squadra sangiovannese è stato semplicemente straordinario. La coppia Cherubini-Mijatović promette scintille. Chiude il cerchio la Fides di Montevarchi, ferma ancora quota zero in classifica. I gialloverdi vanno a cercare fortuna a Lucca, squadra che potrebbe essere alla portata dei montevarchini. Nota curiosa, sia nel calcio che nel basket, e in questo weekend c'è la stessa città come avversaria. Scherzi di calendario. Invece andiamo a vedere cosa propone la quarta giornata della pallavolo. In campo per la quarta giornata nel campionato di pallavolo di Serie C e il faro si accende al Palaciotola di Terontola, dove il Cortona, seconda in classifica ma con una partita in meno, sfida la capolista Robur Scandicci per il sestetto biancoceleste, un match di grande interesse che dovrà misurare la ritrovata vitalità della squadra diretta da Marcello Peretti, con i rientri di Lipparini e Bettoni acquisito la necessaria spavalderia per giocarsela alla pari con tutti. Di rimando, il club Arezzo, ancora fermo a 0 punti nelle 3 partite giocate, ospita alle 17:30 al Palaitis la Sestese, formazione che naviga nei quartieri nobili del girone, da sempre una delle squadre più attrezzate. Chiude il giro delle partite il Foiano, che dovrebbe tornare in campo dopo la pausa forzata della scorsa settimana. Dorini e compagni se la vedranno in trasferta con il Firenze Volley, altra formazione poco malleabile. E chiudiamo con un servizio che parla ancora di pallavolo. Grosse novità in casa della ERMT di San Giustino Umbro, il sodalizio che è al maggiore livello nella nostra zona. Il presidente della pallavolo San Giustino, Claudio Bigi, lascia la presidenza per motivi professionali ma rimane comunque socio e amministratore delegato. Nuovo presidente biancazzurro è il già direttore sportivo Goran Maric. Claudio Bigi rimane comunque a pieno titolo nella compagine dirigenziale con i ruoli di socio e di amministratore delegato. È di fatto un normale avvicendamento causato da motivi contingenti che però non sposta di una virgola gli equilibri, anche perché Bigi ha assicurato che nei fine settimana tornerà a San Giustino per stare vicino alla squadra e alla dirigenza. L'annuncio è stato dato nella conferenza stampa della Pallavolo San Giustino. Questa decisione, tra l'altro, era nell'aria fin dall'estate, ma è stato concordato di comunicarla a stagione agonistica già avviata. Fresco di compimento dei suoi 40 anni, Goran Maric ha risposto sì all'invito di Claudio Bigi, ribadendo di aver accettato perché Claudio Bigi rimane in società. La Pallavolo San Giustino è una realtà che merita sostegno perché, ha detto, se vogliamo andare in Serie A dobbiamo crescere noi, ma anche il nostro contesto di territorio. È tutto con lo sport per oggi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.